E ben ritrovati a questa nuovissima walkthrough di Metal Gear Solid. Allora, la reazione abbiamo questa volta, però ho salvato e non me l'ha salvata la reazione. Ok, adesso dobbiamo andare da Otacon, che adesso lo conosceremo, però incontreremo un piccolo imprevisto. Allora, questa è una guardia, ma mi suona la sta maledetta cosa del codec, ed ecco a me lo rompicoglioni che mi vuole avvisare che non devo usare armi da fuoco perché siamo in un posto dove c'è il nucleare, quindi potrebbe scoppiare tutto. Ok, adesso ci prendiamo la scatola. Ok, per lei li porto. Ma se la guarda si accorta della scatola, vabbè, però adesso non fa niente e se ne va. Deve andarsene. Eh sì. Aspettiamo che lei se ne va e poi noi continuiamo a camminare. Ok. Dobbiamo salire al piano di sopra, qui dove non c'è niente. Dobbiamo avere qualche cosa qui dietro, giusto? Andiamo. Che cazzo, sta la guardia di merda, mi sta rompendo proprio i coglioni adesso. Sta là, aspettiamo un attimo, che rottura di palle quando c'è tutta questa, no, l'altra volta si è accorto un'altra volta dello scatolone e battiamo, ok. Andiamo. La speranza che la guardia non se ne accorta. Fai in fretta, porca stronzo. Porca puttana, ce la siamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ok, se non mi c'è devo andare al B2, però non al B1. Al B2 se non sbaglio. Ah no, questo qua è il piano. Allora, quello deve prendere un missile lanciamissili Nikita. Allora, scheda livello 3, ci stiamo a vedere che qui c'è una guardia, e che cazzo, stavo davanti a me. Questa è chiusa, chiusa, chiusa. Nel frattempo vediamo un attimo le munizioni per la SOCOM che stanno qui. Tutta va ancora così perché adesso non vado le munizioni. Ok, entriamo dentro, Nikita lancia missili, ok. E che cazzo, sta guardia è proprio tutti i coglioni. Ah, bene, sta andando pure un'altra guardia di merda, no? Ok, però adesso sta per venire la guardia maledetta. Cazzo, Snake, corri. Affanculo, tutta guardia del cazzo. L'ascensore è venuto. Ok, andiamo al piano B2. No, sì, B2. Il piano dove c'è Otacon. Sì. Ok, infatti se adesso ci azzecchiamo a muro, vediamo Otacon dall'altra parte, infatti che sta facendo le sue ricerche. Entriamo qui in questa stanza, dove c'è la corrente elettrica, è un gas molto... è un gas asfissiante, infatti. Adesso qui con Nikita che l'abbiamo preso, però adesso ci dà la chiamata di gola profonda, che è uno misterioso che vuole aiutare Snake. Ok, adesso non c'è il lanciamissile Nikita che abbiamo preso al piano B2 e dobbiamo disattivare la stazione di corrente con questo missile telecomandato. Porca puttana, come ho detto sta cosa? Ok, siamo quasi. Ecco qua, disattivato. Abbiamo disattivato la corrente per il gas, c'è ancora.
Allora, iniziamo un attimo a prendere un po' d'aria. Ok, prendiamo un po' d'aria. Allora, dentro cosa abbiamo? Abbiamo una reazione. Che la potrei anche prendere qui, però prendere là. Andiamo a fare questa cosa, però prendiamoci la granata a chef, perché dobbiamo disattivare delle telecamere. Granate sciocca, avete fatto una camminata per nulla. Allora, prendiamoci la reazione e riprendiamoci questa. Ok, vai per sto snake. Ok, spero di farcela, perché credo che dobbiamo affrontare adesso è abbastanza lungo. Cerchiamo di tornare subito indietro. Che cazzo voleva questa piccola stanza? Ah, abbiamo tuo culo. Facciamo prendere un attimo la Snake. Ok. Andiamo. Un attimo a fare un altro shuffle. Porca puttana. Qui c'è una telecamera di merda. Però ho fatto una missione stronzata, che cazzo ho preso a fare? Cioè, non valeva la pena. Sentiamo dei piccoli lamenti, infatti adesso entriamo e notiamo uno sfracello di morti, tutti morti per terra, tutti soldati che avevano armi nucleari. Continuiamo. Un'altra guardia morta. Munizioni per la sua. Allora, qui notiamo che c'è una sospesa nell'aria. Cyborg Ninja, quella che abbiamo visto prima, che ha tagliato la mano a Ocelot. Ecco fatto. Però continuiamo nella prossima walkthrough di Metal Gear Solid. Arrivederci.